Bella a tutti gli amici di Throw Up Magazine, Amazing Day, bella Weni, siamo qui con mio fratello Polo. Bella Throw Up Magazine per The Amazing Day. We are back from the old school. Stiamo facendo un piccolo KTM grazie anche a questi fantastici puppet di Grimm. E per rappresentare un po' per tutta la crew, perché sto dipingendo anche con i miei fratelli di crew, Luca Eno e Agostino Chief. Noi KTM Crew, ma anche MNP a Milano, Milano Napal Posse, che è una crew nata nell'88, siamo sempre rimasti insomma legati un po' allo stile basico di New York. C'è gente come il Krazek e il Craze che invece sì, lasciava quelle basi ma guardava un po' più l'Europa, ma l'Europa di Bando, di Chrome Angels, di Mod 2, quindi l'europeo anni 80, quello di Monaco, che era comunque ispirato alla scuola newyorkese. E queste cose non ti passano mai, è come andare in bicicletta, cioè anche quando sei al telefono e sono 10 anni che non usi uno spray, comunque fai le tag sui fogli, comunque fai throw up, comunque, quindi la roba ti rimane dentro. A parte me e Polo, che comunque siamo tutti e due del 72, quando siamo due bei cinquantenni, anche qua su Milano un sacco di gente della mia crew, degli MNP, ma anche dei TGF, dei DCN, Volksbreiter, abbiamo ricominciato tutti quanti a pittare, cioè gente addirittura di 50 anni che sta facendo i treni, quindi è un gran comeback, capisci? Ed è d'obbligo, insomma, perché se si può fare, va da fare. Ho cominciato lo stesso periodo con i graffiti e con il rap. I graffiti, incominciando questa crew che da 30 anni dipinge a Napoli, la KTM, nella quale ci sono veramente tanti artisti fortissimi di differenti background e anche di generazioni differenti. E poi ho fatto anche rap tanti anni con la mia band e la famiglia, e oggi sto per uscire anche con cose nuove con Extra Polo. Al momento sono molto focus su quello che è un mio discorso personale, perché ho voglia di far ascoltare le mie musica, le mie idee, e poi sicuramente se un giorno ci rincontreremo, perché no, un altro volume della famiglia è anche parte della mia storia, quindi non la rinnego assolutamente. Quello che è bello è appunto tutto questo ricambio generazionale che comunque porta sempre novità. A me non è mai piaciuta la gente talebana del genere che rimane ancorata agli anni 90. Come si può pretendere che un ragazzino di 15 anni, 18 anni oggi faccia quello che facevamo noi 30, 40 anni fa? Non ha senso. Quindi io sono ben felice di ritornare a fare cose e vado a dipingere con ragazzi di 20 anni, dai quali apprendo anche cose e magari io posso dare qualcosa a loro. Quello che io vedo nella nuova scuola è che soprattutto del writing, ma anche della musica, no? Della trap, della drill, eccetera, eccetera, anche del rap stesso, e che comunque c'è una ricerca nel differenziarsi da quello che era prima, che io trovo naturale. Certo, le cose magari sono leggermente meno profonde, ma perché è il mondo che è meno profondo, è il mondo che è più superficiale, il mondo dei social media è il mondo dello swipe up, capito? Dello swipe, swipe, swipe. Il nostro è stato, diciamo, un periodo un po' più da pionieri, no? Perché davvero non c'era nulla, cioè per vestirci, non so, 15-16 anni qualcuno andava in città scolastica a Parigi, a Londra, partiva con la valigia vuota, 2-3 milioni di lire in tasca e comprava vestiti per tutti, perché qui non c'era nulla, nessuno di noi pensava di fare una carriera d'artista, ecco, forse l'unico era J-Ax che era partito già con questa mentalità, infatti dopo 30 anni è ancora lì. Però per il resto noi eravamo molto naif sulla cosa. Un saluto particolare a tutto quanto Polo KTM faccia tantan, con tutte le frate mie, con San, Kessio KTM, chi t'ha morto ne facciamo danno.